Sono l'uomo più veloce del mondo, ma ormai sapete già tutto, perciò entriamo nel vivo. Lo vedete quel fumo? È un incendio tra la Western e la Terza, nel cuore di Central City. Quell'oggetto sfocato invece sono io, sto andando lì. Sto correndo a 566 km orari e me la sto prendendo comoda. Qui autoscala 52, ci vorranno ancora 2 minuti. C'è gente che rischia di morire. Lo so. Barry? Che c'è? L'ho mancato? L'hai superato e sei isolato indietro. Colpa mia! Paige! Mia figlia! Avete visto mia figlia? Paige! Sei arrivato? Che cosa fai? Niente. Con chi parlavi? Con nessuno. Parlavi con Barry? Chi? Barry Allen, colpito da fulmine, in coma per 9 mesi, capace di correre più veloce del suono. Ti dice niente? No, non ho più parlato con lui. Cisco, il fuoco è ovunque! Cisco, ci sei? Mi senti? Mamma! 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 Tutti in salvo. Che altro hai per me, Cisco? Barry, sono Caitlin. Ciao, Caitlin. Come stai? Vieni ai laboratori Star. Di corsa. Arrivo subito. Vi siete bevuti il cervello. Chi vi credete di essere? Io sono gli occhi e le orecchie e lui ha le gambe. Non fai ridere. E tu potevi restarci secco. Non puoi correre per la città come un pompiere supersonico. Perché no? Avevamo detto di sfruttare la mia velocità per fare del bene. Avevamo detto che ci avresti aiutato a contenere altre persone colpite dall'esplosione dell'acceleratore, i metaumani. Ma a parte Clyde Marton, non ne abbiamo trovata una. Alla gente di questa città serve aiuto. Che io posso dare? Noi possiamo dare.